Direi proprio a chiudere, se non ha niente da dire il presidente del comitato, no, mi farebbe piacere che chiudi un po' i lavori in maniera molto sintetica, anche su quest'ultimo punto della professoressa Marisa Ricas. Bene, grazie. Volevo soltanto prima di tutto ringraziarvi per essere qua e anche per essere stati testimoni di una energia incredibile, per essere gli ultimi superstiti di questo convegno che poi piano piano è andato scemando, ma non è colpa nostra. Poi tra l'altro c'era anche una specie di cambio di scaletta di interventi che era quello di permettere e consentire a tutti i relatori che arrivano dai paesi esteri di presentare i loro lavori, quindi i nostri saluti potevano essere senz'altro portati veramente all'ultimo. Tra l'altro il discorso era soltanto quello di che questo convegno è stata veramente una bella occasione che serve a sensibilizzare tutti sul discorso della tutela dei beni. È una raccomandazione che appunto ieri faceva il professor Grimaldi nel convegno che si è tenuto a Lecce, era quello di raccomandare a tutti quelli che sono intervenuti, così come avete fatto voi oggi, di leggere con estrema attenzione la brochure che presenta i temi di questo convegno. Io volevo soltanto essere qua e brevemente testimoniare l'interesse, il coinvolgimento di una professione che io qua rappresento, che è quella del geometra, che nell'ambito proprio della sua denominazione, determina già e individua le caratteristiche di questa professione. Geometra significa misurare la terra e noi da sempre lo facciamo e questa misura non è soltanto un elemento che ci serve in una dimensione metrica. Mi spiace che sia andato via il professor D'Amato perché le sue considerazioni, che erano il seguito delle considerazioni e delle riflessioni fatte dal professor Dardabo, ci portavano su elementi che erano veramente di grande interesse, considerato quello che poteva essere un'espressione di pura materia professionale, quanto invece poteva incidere la fede in questa attività. E questa attività in termini di fede, il geometra l'ha sempre mandata avanti. Se voi pensate che l'antica professione di geometra era basata proprio sull'etica di quello che era il concetto preciso della misura, del rilevare le cose con estrema attenzione. Io non voglio trattenervi più di tanto, è soltanto veramente quello di esprimere i sensi più vivi della nostra gratitudine come categoria. Pensiamo di abbiamo già espresso la nostra volontà di raccogliere e considerare con estrema attenzione la possibilità di avere dei partenariati o quelli che possono essere soltanto dei patti così da stabilire tra gentiluomini, e noi come comitato della nostra regione, della Puglia, che in sostanza raccoglie tutti i collegi provinciali del nostro territorio, siamo molto interessati a questo sviluppo di possibili scambi e soprattutto non solo in termini dell'essere protagonisti di questo scambio, quanto quello di essere anche fruitori. Ringraziamo tutti quanti, ringrazio il professor Ruggero che rappresenta qua l'Universus, che sempre costantemente lui esprime la forza che coinvolge tutti quanti noi. E ancora un bel rivederci al prossimo convegno che senz'altro mi auguro abbia gli stessi itinerari un po' meno faticosi, perché questa cosa qua ci dà un po' l'aria, anche se a fine di questi anni ci siamo un po' tutti allenati, ma sa più di cantagiro, nel senso che noi ci spostiamo, dobbiamo fare il pullman del GIS, del Global Information System, e noi gireremo l'Italia con questo Professor pullman, Ruggero l'ha messa a disposizione. con il professor Ruggero non alla guida, lei sarà il nostro ospite, noi faremo invece Abbiamo pilota un camper un camper che strumenti. Allora, guardi, noi gireremo tutte le piazze e sensibilizzeremo la società a difendere quello che è un patrimonio che il professor Dardabo alla fine ha sottolineato e che va protetto. Grazie ancora e non voglio più trattenervi. Arrivederci. Grazie, ritengo chiusi i lavori e alla prossima. Troverete tutti gli atti in internet da qua a breve, nell'arco di un paio di settimane. Ricordo che chiunque voglia entrare in possesso del CD, del DVD, dell'incontro del 17 gennaio dalla cartografia al GIS, tentato dall'Universus, può richiederlo alla segreteria dell'Universus. Grazie, buongiorno.